Buonasera a tutti da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. Allora, quest'oggi parleremo diciamo dell'atletica leggera, perché siamo nel periodo delle gare. Queste sono le gare studentesche che sono disputate nel nuovo campo di atletica, che già comincia ad avere un'importanza determinante. Addirittura, Moreno, poi maggio ci sarà un altro grande evento. 6-7 maggio ci saranno i campionati toscani di atletica leggera, quindi prevista una partecipazione di circa 600-700 atleti, quindi dovrebbe essere insomma una buona risonanza anche di pubblico. Anche da un punto di vista spettacolare, perché poi chiaramente sui campionati di società le società devono portare un po' il meglio della propria squadra per poi ottenere l'accesso alla finale nazionale, quindi è chiaro che anche in Toscana ci sono atleti anche internazionali che a volte non vediamo nelle manifestazioni normali, ma che li vediamo in occasione dei campionati proprio di società. Sì, ci saranno 2-3 squadre che sono l'eccellenza della nostra regione, le quali avranno proprio questi atleti di punta che li vediamo anche specialmente nelle gare anche di fondo e mezzo fondo, che li vediamo anche molti di questi vincitori nelle gare, insomma, ecco, tipo la scalata del Castello, le mezze maratone, le gare insomma queste su strada. Ecco, qui intanto siamo andati a visionare un pochino quello che è stato un po' la mattinata dei campionati provinciali studenteschi di atletica leggera per quanto riguarda le scuole medie. Poi avremo una puntatina finale per quanto riguarda i 100 metri disputati con la categoria degli allievi per le superiori, ma direi che è stata poi una presenza molto massiccia da parte delle scuole, diciamo, della provincia d'Arezzo, che sono intervenute diciamo in massa per questi campionati. Ecco, vediamo che c'erano tutti a sera pronti per le batterie. No, c'è da dire che nelle scuole medie rispetto alle superiori è molto più facile portare i ragazzi a fare queste gare, perché ancora sono, cioè, devono scoprire alcune cose, quindi è modo per scoprire sia l'atletica che vedere il nuovo campo di atletica, insomma sono cose nuove. Quindi è un modo, diciamo, che è promozionale anche per permettere a molti ragazzi, se hanno qualche incertezza, insomma, di poter poi proseguire questa disciplina sportiva. Ma io ho notato che da parte delle scuole c'è sempre, almeno sull'atletica, è quella che ancora tiene banco per quanto riguarda sia la massiccia partecipazione, ma anche diciamo l'interesse da parte degli insegnanti, perché poi bene o male sappiamo benissimo che la preparazione atletica è un po' la base di tutti gli sport, quindi questo ci aiuta sensibilmente. C'è da dire su queste gare che i concorsi sono quelli un pochino più che risentono della... molti di questi non hanno provato, è la prima volta che provano. Sì, come tecnica diciamo è un pochino più, diciamo, improvvisata. 300, 200, 400 è più facile perché è spontanea, come il salto in lungo che vediamo adesso, insomma, ecco, questa devi prendere la pedana, devi essere qualche volta aver provato a fare questo tipo di gara. Ecco, qui chiaramente erano in contemporanea le gare di velocità, poi per quanto riguarda il discorso anche dei concorsi c'era il salto in alto, a volte prima maschile poi femminile, viceversa per quanto riguarda invece il lancio del peso, e poi c'era il vortex, queste insieme al salto in lungo, quindi in contemporanea. Questi sono tutti gli aspetti, le batterie degli 80 piani, 80 piani, sì, che anche qui c'erano chiaramente l'ammissione per le finali. Per le finali i migliori 8 verranno poi portate alla finale, e qui siamo anche nel lancio del peso, un'altra pedana particolarmente gremita, tante persone, anche perché le scuole per poter portare punteggio dovevano avere tutte le gare, esatto, quindi il ragionamento era anche qui in quei termini lì, pertanto dovevano, diciamo, quasi non dico costretti, ma insomma cercavano chiaramente di portare il meglio di loro per poter raggiungere il risultato. Partiamo proprio dal risultato delle scuole che hanno preso parte a questa competizione e ha vinto nel settore dei cadetti, quindi nel settore delle maschile, ha vinto l'Istituto Comprensivo di Bucine davanti alla Severi, e quindi queste due squadre andranno alla finale regionale verso la metà di maggio. Poi al terzo posto è giunto invece l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranova, al quarto posto Portelli di Loro Ciuffenna, poi il quinto Margaritone, il sesto Marconi San Giovanni, cioè ben 15 istituti che hanno preso parte. C'è da dire che la periferia ha dominato, insomma, escluso la Severi che è riuscita arrivare seconda, gli altri sono le prime, sono tutte fuori. Ecco, per quanto riguarda invece la squadra invece femminile, ha vinto l'Istituto Comprensivo Marconi di San Giovanni Valdarno davanti all'Alto Casentino Prato Vecchio al secondo posto. Terzo posto la prima squadra, diciamo, del centro, che è la Margaritone di Arezzo, e qui c'è stato distacchi molto risicati, però chiaramente importanti. Poi al quarto posto è stata la 4 novembre, quinto Loro Ciuffenna, sesto Montevarchi, settimo la Severi, ottavo
Terranova, nono Capolona, decimo Soci. Anche qui, insomma, quindi cioè, 15 dire, squadre sì. per ogni settore, insomma, non sono male. Non sì, sono. Però c'è da dire che plessi grossi come ad Arezzo non sono riusciti a emergere, insomma. Eh sì, sta un pochino cambiando la filosofia. Sicuramente le scuole, scuole, non di periferia, ma insomma quelle che non sono del centro, riescono a. Ecco, questa è la finale degli 80 ostacoli. Degli 80 ostacoli, gara che è stata vinta da Pierozzi Lorenzo. Questa è una specialità tecnica che di San Giovanni di Terranova Bracciolini. Poi il secondo posto è Fibbi Elia del Castelnuovo, terzo posto Fabio Fucci della 4 novembre, quarto posto Bindi Morgan del Marconi San Giovanni, quinto posto Cresti del Margaritone, sesto Panna della Severi, settimo Banchetti, ottavo Sciabane. Questi sono stati, diciamo, i finalisti di questa gara dei 100, degli 80 ostacoli maschili, quindi con il tempo di 12:09 sia il primo che il secondo sono giunti in questa maniera, quindi c'è stata molta incertezza. 12:09 non è poi male perché 80 ostacoli per certo. questa qui è tutta gente che improvvisava quasi, non è che ecco questi anche questi che è la semifinale la che è femminile, questa è femminile, ecco qui c'è proprio questa era già un pochino capace, ho visto era. Ecco, qui siamo invece, scusate, ho sbagliato prima io per quanto riguardava gli ostacoli, ha vinto Pierozzi, sì, con 12-6, sì, avevo detto bene, per quanto riguardava questa gara degli ostacoli, mentre per il settore femminile ora andremo a vedere, intanto qui vediamo le batterie degli 80 piani. No, questa è la finale degli 80 piani femminili, abbiamo le... Sono arrivati proprio sul filo di lana sì. tre persone. 80 piani femminili. Questo è 80 piani maschili allora. Ecco allora, 80 piani femminili ha vinto Ginevra Tommasi davanti a Giulia Cavallini, poi Caterina Lalli, Amalia Lusini, Lugugnani Viola al quinto posto, Cini, Sofia al sesto, settima Tilli, ottava Biciarini Matilde. Per quanto riguarda proprio la gara diciamo femminile, il tempo 11:02, 11:03, 11:04 rispettivamente le prime tre classificate per quanto riguarda questa finale. Poi ancora per quanto riguarda invece, qui intanto vediamo la gara dei metri 1000 che si è disputata, qui andiamo invece, ecco, in questa gara dei metri 1000, una gara molto incerta, sono partiti molto forti, poi dopo chiaramente anche lì come sempre perché tutte queste gare poi dopo accusano particolarmente queste partenze velocissime. Ecco, nelle cadette qui ha vinto Giulia Ceccanti della 4 novembre con 3:41, che qui fra l'altro in testa era Fiorini Sofia, vedete l'atleta del Casentino che è a condurre la prova, sembra quasi parte se la sono giocata fino in fondo, quindi non era una gara così acquisita, anche se alcune potenzialità potevano dare fiducia per la Sofia Fiorini, che fa anche a volte qualche corsa su strada, però dopo nel finale è stata ripresa e recuperata da Giulia Ceccanti, quindi che va a vincere a 4 novembre sulla Sofia Fiorini. Terzo posto per Gioia Rosati del Margaritone, quarto posto Borgogni Miriam della Severi, quinto posto Ridolfi Viola del Portelli di Loro Ciuffenna. E qui vediamo proprio gli ultimi, dovrebbero essere gli ultimi 200 metri. 250 metri qui siamo. Alla conclusione della gara, anche qui vediamo proprio che stanno per, eccole che stanno per sopraggiungere. Nel finale qui lotta fra queste tre atlete, poi resistere con la maglia, con il petrolio numero 61, l'atleta della 4 novembre, dall'attacco della Fiorini che sembrava quasi da superasse, poi nella finale non riesce. Si è reagito. E quindi va a vincere questa prova. Quindi direi una gara anche da un punto di vista spettacolare molto incerta fino alla fine. E qui anche nelle retrovie chiaramente volate che si susseguono per quanto riguarda i concorrenti. Ecco, ora fra poco vedremo anche la gara maschile dei metri 1000, anche questa qui è un'altra gara particolarmente agguerrita. Di solito quella maschile è sempre un pochino più tecnicamente sì. un pochino più elevata, chiaramente, quindi qui anche il tempo che impiegheranno è 3:11, però
stata quasi una lotta, diciamo, solitaria delle protagoniste, anche se qui le partenze sembrano più da 400isti, 200isti che non da 1000 metri. Poi chiaramente accusano anche questi, come solitamente avviene un po' nelle varie competizioni. Sì, molti di questi sono anche calciatori, giocano a pallone, sì. Quindi sono abituati sulla velocità, ma non sono abituati. Così vediamo Bocci che chiaramente va a condurre, sembrava che poi accusasse particolarmente, diciamo, la gara, poi invece riesce a tenere questo passo per tutti i 1000 metri e, come dicevamo, finisce in 3:11, che per uno che non è, diciamo, uno degli addetti, tutto sommato non è male. È un buon ritmo, è della Marconi di San Giovanni Valdarno, anche questo qui gioca, sembra che gioca al pallone anche, quindi molto spesso vengono attinti questi atleti anche dal settore del calcio, per quanto riguarda soprattutto il mezzo fondo e la velocità anche. Sì. E qui siamo agli ultimi 500 metri, sembra che abbia acquisito un vantaggio abbastanza importante, però anche lui dopo accuserà nel proseguo della gara questa sua, diciamo, andatura un pochino forzata. La vediamo che dall'inizio della gara è un pochino allentato. Ecco, dietro sembra che si riportino sotto un po' anche gli altri partecipanti alla gara, però non sarà sufficiente per poter vincere questa prova. Comunque diversi partecipanti sono a questa gara qui. Ecco, quello che ho notato, che qualche volta si vedeva qualcuno partire forte e poi fermarsi, insomma, ecco, arrivano tutti in fondo, quindi chi più chi meno, anche con le stesse caratteristiche. Anche queste sono le provinciali, quindi c'è stata una selezione prima, quindi esatto. Quelli che vengono sono abbastanza autosufficienti, diciamo, per arrivare in fondo. E qui vediamo proprio gli ultimi 150 metri per quanto riguarda questo Brian Bocci della Marconi San Giovanni Valdarno, che ormai ha acquisito questo vantaggio, anche se poi nel finale un pochino diciamo cercano di recuperarlo dalle retrovie, ma sì, non anche sarà sufficiente. Sta spingendo adesso, non è che è fermo, insomma, ecco. Ecco, vediamo proprio la volata anche nelle retrovie con Bernardini Pietro del Castelnuovo, poi Zulbeari del Contucci di Monte San Savino, poi Ferretti Matteo del Portelli Oro Ciuffenna, quinto posto Cerofolini Leonardo della Severa di Arezzo, sesto posto Nuti Thomas di Bucine. Per quanto riguarda invece gli altri risultati, per quanto riguarda il salto in alto, ha vinto in campo maschile De Pellegrini Tommaso con 1,44, al secondo posto D'Arpini Giovanni con 1,38, poi terzo posto per Magi Filippo 1,38, poi 1,38 per Nencioni, Scala Mattia 1,38, ancora 1,38 per Porri e Giardini. Chiaramente poi abbiamo fatto degli errori precedenti. Qui siamo invece passati alla staffetta, qui c'erano due serie di staffettisti. Chiaramente nella staffetta 4% femminile, andiamo a vedere, ecco, nella staffetta 4% nella prima serie ha vinto la Terranova Bracciolini con 58,8, ovviamente qui dopo contava il tempo finale. Diciamo che tutto sommato non ero male, anche se vedi quando c'è il cambio da fermi, l'hanno fatto molto da fermi, sì. Per non rischiare di uscire di sbagliare. Sì, sì. E quindi qui vince, come abbiamo detto, la San Giovanni 23esimo di Terranova davanti al Portelli di Loro Ciuffenna 59,3, terzo posto per la 4 novembre 59,6, un minuto per Castelnuovo e un minuto e uno invece per la Petrarca dei Montevarchi, mentre la Severi è sesta a 1,2. Questo per quanto riguarda la prima serie. Nella seconda serie invece è andata a vincere la Marconi San Giovanni con 57,8, che poi sarà la staffetta che vincerà. La seconda lo stesso, che è la Margaritone di Arezzo con 58,4, e al terzo punto 58,5 per Garibaldi di Capoluna. Questa rispetto agli altri è molto più veloce. È stata più veloce, sì. Qui fra l'altro ci sono anche alcune atlete che già praticano un pochino di atletica leggera. Però ecco, non male anche come tipo di, proprio di cambi, mi sembrano stati un pochino migliori rispetto a quelli precedenti. Qualcuno chiaramente ci ha lavorato un pochino di più. Ecco, qui vediamo proprio nel finale, questa finale fra tre squadre più o meno, diciamo, similari, che però la vediamo spuntare all'esterno molto prepotentemente la staffetta vincitrice.
Ecco, qui siamo alla prima staffetta invece per quanto riguarda il settore maschile, e qui nella prima serie con 52,7 va a vincere la 4 novembre di Arezzo, 52,8 invece Terranova al secondo posto, 53,5 della Severi al quarto posto, invece Loro Ciuffena 53,7, 55,1 Soci al quinto posto e al sesto posto Montevarchi con 55,3. Anche in questo caso qui la prima serie è stata un pochino più lenta rispetto alla seconda serie, che poi vedremo a seguire dietro questa gara qui. Intanto ricordiamo nel Vortex invece è stata vinta da Pasquini Sved della Severi di Arezzo con 63,23, secondo posto 53,28 per Maddi Lorenzo, terzo posto Donati Davide della Severi con 51,50. Ecco qui intanto abbiamo visto la prima serie che completa la loro Ho fatica. visto quello in ottava corsia che si voltava ogni tanto per vedere bene gli altri. Cioè, questo non si fa in una gara di velocità. E qui siamo passati alla seconda serie. La seconda serie è molto combattuta anche in questo caso qui, perché 51,7, 51,8, quindi se la sono giocati veramente tutte e due le squadre, il Bucine e la Marconi San Giovanni Valdarno, che proprio nell'ultimo metro riescono ad avere la meglio l'una dell'altro. Qui vediamo questi cambi, qualcuno è un pochino stretto, qualcuno un pochino più allungato, però non male. E vediamo proprio nelle corsie centrali, terza e quarta corsia, dove ci sono maggiori protagonisti. Qui vediamo proprio che sembra abbiano un certo vantaggio Bucine, poi viene quasi recuperato nel finale della Marconi San Giovanni. No, cioè, è rimasto, il vantaggio è rimasto. Rimasto un netto vantaggio, sì, quindi vediamo proprio giungere al traguardo con questa caratteristica. Ecco, poi dicevamo, per quanto riguarda gli altri risultati che ci sono stati, Tommasi Ginevra invece negli 80 11-2, Giulia Cavallini nella Garibaldi Caprona 11-3 e poi Terranova Cini. Intanto siamo alla finale invece dei 100 bruschi del Littisi d'Arezzo, guarda, in volata nel finale veramente entusiasmante questa gara 11-2, questa finale degli allievi del giorno successivo. E qui siamo passati invece alla presentazione della gara dei Quattro tre e tre paesi, il paesi, giro sì. dei tre paesi, che sarà il 1º di maggio, quindi una competizione che ormai si ripete da qualche anno, inserita nel circuito del Grand Prix. L'anno scorso sempre molti, molti partecipanti a Molto questa gara. partecipata, sì, quest'anno la partenza è da Citerna, quindi la partenza in discesa e l'arrivo in salita. L'anno scorso è stata da Fighille e penso insomma la Comunque l'arrivo è partenza sempre in salita sempre in salita, anche. sì. Però ecco, la partenza in discesa sarà un pochino più un handicap rispetto a una partenza come c'è stata a Fighille, perché la discesa mi sembra lunga più di 2 km qualcosa. E dopo troviamo questo, Però bellissima la zona di beh, Citerna, almeno cioè, quella, ecco, sì, no, possiamo dire. come caratteristica è caratteristica, però il problema è l'arrivo e la Eh partenza, sì. perché l'arrivo è in salita e la partenza è in discesa. Fra l'altro una discesa molto repentina, mi Sì. sembra. La salita non viene fatta la stessa, però viene fatta sempre ugualmente una Sì, gara si molto, viene molto da dietro e impegnativa. si esce da quell'altra parte, però ecco una salita abbastanza, cioè io l'ho fatta 2 volte, la salita l'ho trovata sempre a metà percorso, perché è la prima volta che quando vado a correre arrivo sulla Citerna, però ecco, cioè, dopo questo da Fighille a Pistrino c'è un rettilineo abbastanza monotono, cioè lì da correre sul ritmo e dopo una volta arrivato a Pistrino si ricomincia a salire fino a Citerna quasi, diciamo. Ecco, direi che è una gara che è molto varia, quindi tra discesa, salita, pianura, quindi Sì. molto, diciamo, variegata come Cioè, distribuzione anche del sì, in territorio. pianura bisogna correre sul ritmo e cercare di correre. E dopo trovi la salita e devi spingere Ecco, ricordiamo uguale. questa gara che si disputa, diciamo, in questa zona proprio perché è chiamata dei tre paesi, perché si alternano ogni anno le varie frazioni Sì, tra Citerna, Vighille e Pistrino. sono i 3 paesi del comune di Citerna Che e sarebbe più quasi un comune aretino, cioè sarebbe più vicino alla provincia d'Arezzo che non a quella di Perugia, ma proprio a confine, quindi. oramai sì, è così. E comunque sia, ecco, una gara anche che ogni anno, insomma, ha buone Sì, partecipazioni, insomma, anche anche poi dietro. c'è il costo di iscrizione è di 3 euro, il giorno della gara costa 5 euro, la partenza c'è alle 9:45, questo mi sembra Cardelli Giuseppe a vederlo Sì, raccorrere, sì, quindi. sì, sì, sì.
E con una gara partecipata e impegnativa anche, insomma. Ecco, chiaramente il primo di maggio ci saranno molte concomitanze, sì, diciamo, con altre competizioni, però questa qui, diciamo, ormai si è trovata la sua fetta, diciamo, di spazio giusto per poter competere con altre iniziative. Fra l'altro, proprio inserita nel circuito del Gran Prix, intanto vediamo Alessandro Annetti, che l'anno scorso in questo periodo stava andando un pochino meglio. Sì. Vegni Valerio, che sta andando molto bene in questo periodo. Esatto, l'abbiamo visto secondo alla Parco Corsa, ha vinto la camminata del donatore proprio nei giorni scorsi, e quindi chiaramente sarà un atleta da battere, ma oltre a lui in quell'occasione può darsi che siano presenti anche atleti, diciamo, tipo il Khalil e altri che possono essere un po' della partita per quanto riguarda questa competizione. Una gara che, vedete, ci sono dei tratti di salita particolarmente impegnativi, non ci sarà Aldo Soldini ancora infortunato, quindi ancora dovrà guardare dietro, mentre Tartaglini quest'anno, che sta andando molto bene, sta andando a questa gara qui è migliorato tantissimo. E qui siamo proprio a Citerna. Esatto, qui siamo nella zona di Citerna, dove sarà posto il traguardo nella, diciamo, di quest'anno. E vedete, questa salita, insomma, si sente. No, sì. È tutta salita, diciamo, da Pistrino è tutta salita. Da Pistrino, sì. Quindi è abbastanza, cioè uno deve partire regolare, deve distribuire bene le forze, perché effettivamente è impegnativa come gara. È bella, però è impegnativa. Certo. Ovviamente questo va, diciamo, a confluire in un mese particolarmente intenso di manifestazioni, il primo maggio lì, poi il 7, poi vedremo alcune immagini, quella di Subbiano, poi ci saranno in contemporanea anche il 6 e 7 ci sono questi campionati di società di atletica leggera, il nuovo campo di atletica Enzo Tenti, che sarà l'occasione per vedere grandi prove, grandi gare per quanto riguarda sia la velocità, ma il mezzo fondo, ma anche i concorsi, quindi veramente a chi piace l'atletica, cioè, è ci sono gli atleti della Firenze Marathon che non vediamo mai su corse su strada, mentre lì saranno tutti presenti. Ecco, intanto vediamo proprio l'arrivo di Berni e poi di Alessandro Annetti. Questo è l'arrivo di Fighille comunque, dell'anno scorso anno, che era in salita anche quella. Sì, sì. Buzzicchi Luca. Come la giri sì, male, sì, perché arrivi sempre in tutte, eccetto Pistrino. Il resto sono tutte in salita, quindi l'arrivo sempre in salita. Quindi vediamo anche Stefano Sinatti. Ecco, via via si susseguono un po' gli arrivi dei vari concorrenti, e qui anche a livello femminile, che lo scorso anno chi scarsa di Francesca, però dovrà vedersela probabilmente anche con, diciamo, la Belardina di Roberta, un'altra atleta della zona, sì, che potrà dire la sua. Abita a Fighille, quindi ecco. Qui la partenza di Subbiano. A Subbiano prima facciamo un girettino attorno al paese e poi dopo ci allontaniamo. Ecco, anche questa è una gara molto partecipata. Partecipata, sì, e diciamo non è neanche proprio pianeggiante neanche questa, perché tocca fare anche le scale. Però ci sono alcuni tratti spettacolari. Ecco, il passaggio del castello lungo l'Arno è favoloso. Io l'ho scoperta con questa gara e direi che è da vedere, anche se uno non gareggia, di fare una passeggiata da quelle parti. Ecco, qui chiaramente il primo tratto, come si sta notando, è un tratto pianeggiante, quindi basato un po' sul ritmo. Qui vedremo un po' quali saranno gli atleti, chiaramente anche maggiormente accreditati, quelli in più in forma, come per esempio non vediamo Flori di Lucio da un pezzo, che sta mancando, diciamo, dalle nostre competizioni, non sappiamo per quale motivo. Poi il settore femminile particolarmente agguerrito, presente le sorelle Romanelli, che quest'anno io personalmente non ho visto mai gareggiare, quindi Brazzi Casubiano gareggino. Ecco, qui un passaggio intorno al campo sportivo e poi rientriamo nel percorso e andiamo sul giro esterno. Ecco, nel percorso chiaramente c'è un tratto particolarmente, direi abbastanza spettacolare, quello nel castello, ma anche quello nella forestia, quella specie, diciamo, di nel boschetto, bosco, sì, nel bosco sopra, che è molto, insomma, molto, sì, sì, carino. Sì, anche c'è una bella salita, quella che porta a Montegiovi, poi a un certo punto giriamo sulla sinistra e ci indentriamo nella campagna, fa un boschettino in discesa e no, è una bella gara. E io sento sempre da lontano che arrivano gli altri, perché arrivo sempre un pochino indietro. Ecco, diciamo che queste qui sono le prime due manifestazioni del mese di maggio. Qui vediamo intanto Fabio Guidelli, che quest'anno ancora non ha avuto il piacere di gareggiare perché è impegnato con il triathlon. Speriamo che forse, diciamo, conoscendo bene la zona, di poterla prendere in sera con Cina. Si allena lì, quindi.
vediamo anche Filippo Occhiolini, un altro terzo di casa, che anche lui però stenta a rientrare, infortuni vari che lo attanagliano, lo tengono un pochino fuori dal circuito, però è sempre presente alle gare perché vuole, chiaramente non può uscire, non può esimersi dall'essere presente in queste competizioni. La Baneschi Francesca che sta crescendo, ma attualmente c'è la Martinelli Emanuela che sta dominando un po' la zona, diciamo, aretina per quanto riguarda le corse su Sì, strada. ma Ecco la dall'inizio. Cennicenziana che manca anche lei perché deve mettere su casa, quindi Ecco, questo è il problematiche. percorso che E dicevamo prima, questa è la questo è un. parte in discesa che è abbastanza percorribile, si percorre bene, però insomma, bisogna stare attenti anche qui dove metti i piedi perché ci sono dei sassi e poi è in Comunque molto discesa. bella, insomma, ecco Sì, qui no, fra l'altro questa una è giornata bellissima, di sì. sole diventa Sì, poi col piacevole, verde che c'è adesso, esatto, quindi. e quindi chiaramente anche lì sarà l'occasione per quindi la mattina gareggiare qui a Subiano, poi nel pomeriggio essere presenti, quindi assistere come Assiste e spettatore, qualcuno se va a venire anche ecco, ci aiutare. può dare anche una mano per quanto riguarda questi campionati di società che la Polisportiva Pociano si è presa l'onere e l'onore anche di Organizzare. organizzare, però chiaramente bisogna sempre di tanto personale. Qui intanto vediamo a braccia alte l'arrivo di Filippo Occhiolini che anche lui vuole rientrare nelle gare. Speriamo che ritorni presto anche lui per far vedere la sua forza. Qui intanto è così, Alessandro Nitti Secondo Annetti, secondo e terzo terzo Guidelli. Guidelli. Chiaramente a Subiano saranno presenti anche le gare del settore giovanile, invece non saranno presenti a A Citerna. Citerna, sì. E quindi ecco, questo qui darà la possibilità di poter correre i bambini all'interno del campo di calcio e quindi ci sarà sempre la solita presenza massiccia, soprattutto di quelli più piccoli con i genitori. Nel frattempo ricordiamo che le iscrizioni alla Scalata Castello sono aperte e fino al 2 di maggio l'iscrizione è 10 euro, entro il 2 di maggio, dopo aumenta. C'è un completino di atletica per tutti gli arrivati. I primi 350 iscritti Sì. ovviamente accedono a questa possibilità qui, quindi chiaramente se qualcuno è interessato a partecipare alla Scalata del Castello del 28 di maggio lo faccia velocemente. Buonasera a tutti e ci vediamo la prossima settimana.